Per la rubrica degli antichi questa settimana vi proponiamo un capolavoro della grafica e dell'illustrazione francese del Settecento. Questa opera in cinque volumi del capolavoro del Boccaccio, il Decamerone, edita nel 1757. Questa splendida edizione si presenta in cinque volumi. Le legature sono in pelle, i titoli e le decorazioni dorate, i piatti marmorizzati. Le carte sono ben conservate, da notare la veste tipografica. Caratteri elegantissimi e molto curati. Ad impreziosire questa opera sono soprattutto le incisioni. Ogni giornata è preceduta da una tavola incisa dai maggiori artisti della Francia del Settecento, tra cui Boucher, Cochin, Gravelot. Notate quanto nitide e raffinate sono le incisioni. Persino la cornice intorno riporta dei dettagli di raffinata eleganza. In tutto le tavole in questi volumi sono 110, a cui si aggiungono il ritratto dell'autore al primo volume, le incisioni ai frontespizi, e gli elegantissimi finalini incisi alla fine di ogni novella. Al frontespizio il luogo di edizione indicato è Londra. In realtà noi sappiamo che il luogo reale di pubblicazione è Parigi. L'anno è corretto, 1757. Ci troviamo di fronte a uno dei maggiori capolavori grafici dell'epoca di Luigi XV. Questa edizione del Boccaccio del 1757, che ha un grande valore letterario oltre che artistico, la potete visionare sul nostro sito www.dimanoinmano.it sulla sezione dedicata agli antichi. Di previo appuntamento potete consultarla di persona o chiedere eventuali informazioni.